Ci troviamo al rifugio degli asinelli con Luca Sangalli. Che cos'è il rifugio degli asinelli e dove si trova? Si trova a Sala Biellese, una cittadina in provincia di Biella, un piccolo paradiso terrestre della nostra provincia, e il rifugio è io lo chiamo un ritrovo di asinelli abbandonati che abbiamo avuto il piacere di andare a recuperare e di salvare da situazioni di disagio in cui vivevano e di maltrattamenti in cui vivevano. Come è strutturato il rifugio degli asinelli? Beh, innanzitutto i numeri, abbiamo 134 ospiti divisi tra la maggioranza di asini, bardotti e muli, e strutturato con una serie di fattorie, di stalle in cui vivono i nostri asini, i vecchietti, i giovani, quelli che hanno qualche problema respiratorio. Abbiamo un reparto di quarantena dove mettiamo gli asini appena arrivati, ma soprattutto il nostro fiore all'occhiello sono gli asini con i quali facciamo le terapie assistite. Ovvero? Ovvero, l'asino è un animale incredibile, un compagno di vita, è tutto da conoscere, io lo amo definire un grande cagnolone affettuoso e quindi questo affetto lo trasmette alle persone che hanno bisogno di uscire da qualche problematica, che sia psicofisica, che sia motoria, e abbiamo parecchie collaborazioni come con Anfas, con Anteo, con Domus Letizie, che sono realtà che vivono quotidianamente le problematiche legate alle difficoltà delle persone, dei ragazzi, ma non solo. È visitabile il rifugio degli asinelli in che orari? Negli orari estivi dalle 10 alle 18:30 e l'ingresso libero, si può venire quando si vuole, anzi, le visite sono più che gradite. C'è un evento in programma la prossima settimana. Ogni 2 anni organizziamo un evento che chiamiamo la Domenica Bestiale, è un evento dedicato agli animali non convenzionali, dove ci sono una serie di associazioni che portano le proprie realtà. Noi qua ospitiamo tutte queste associazioni e soprattutto le persone che vogliono conoscere da vicino gli asini, come in tutti gli altri eventi che organizziamo le ultime domeniche di ogni mese, che si chiamano Grooming Day. La persona interessata viene, sta a contatto con l'asino, lo accarezza, impara a pulirlo, impara a conoscerlo ed è un bellissimo momento in cui vivere una giornata diversa. Giorno e orari della Domenica Bestiale. Domenica 29 luglio dalle 10:30 del mattino fino alle 18:30 la sera. Le associazioni si presentano, i bambini hanno da giocare, hanno da conoscere gli asini, gli adulti possono stare in compagnia di un qualche cosa che fino al giorno prima non hanno conosciuto.